A Insomma, vedere, dai, andrò sicuramente a dobbiamo vedere. parlare ancora di qualcun altro, no, dai. No, senti, Francesca, voglio. Francesca Lotta, non amarmi Per il gusto di qualcosa di diverso, te la ricordi? Sì, pure lei, non amarmi. Con Alejandro Baldi, che pure lui, insomma, si saranno volatilizzati un po' tutti e due. Non si sono amati. No, non si sono amati, probabilmente. Dai, non ce l'hanno fatta. Ho proprio voglia di ascoltarla questa canzone. Quale? Sto parlando di Madame. Ah, ecco, volevo il dire. Mio amico. E allora la facciamo arrivare subito, sì. Anche perché è finito anche il nostro sottofondo. Ecco. Ecco. A fine sottofondo, inizio brano, no? Eccola qui. Il mio amico fa scelte sbagliate con una poesia tale che a volte fa dimenticare cos'è il bene e il male. Si filma mentre balla, è senza fidanzata, dice che l'amore in dosi grosse può far male. Anche stanotte ti si addormenta. Senza te, ti giuro che non lo so proprio. Mi fa strano pensare che tutto è partito per gioco. Tra mille problemi in famiglia e la casa che andava a fuoco. Quegli anni passati in provincia, io stavo cadendo nel vuoto. Nessuno si metterà mai tra me e te, perché io ci tengo troppo. Tu mi fai sentire come fossi guè, con cinque tipe in salotto. Tu sei la mia strada, le chance Elysée. Tu mi hai salvato dal vuoto che c'è. Sei più di un amico, tu frate sei un mito. Lo so che fa strano, ma parlo del rap. Madame, il mio amico featuring Fabri Fibra, ragazzi, Simo. Che bello questo pezzo. Figo. Non lo conoscevo. Vabbè, ma infatti... lei è uscita con l'album da poco e ragazzi, soli 18 anni, ve lo voglio ricordare. Sì. Poi si è fatta conoscere. Ha un bel talento, una bella personalità, secondo me. A me piace molto lei. Assolutamente, assolutamente una grande personalità anche così piccina. Esatto, al di là del genere musicale che può piacere o meno, però lei piace molto proprio come personaggio e mi piace molto la sua personalità. Sicuramente non sarà una meteora. Sicuramente non lo sarà, almeno non per ora. Ecco. Ragazzi, io invece voglio parlarvi di qualche meteora
del piccolo schermo, ma più che Meteora è stata proprio una sua scelta, perché ci sono quelle che magari il talento non è abbastanza e quindi si spengono da sé, e altre che decidono, nonostante il talento che hanno, di ritirarsi a vita privata, come ogni volta che studiavamo, no, i poeti a vita puntualmente privata. Decidevano di ritirarsi a vita privata. Parliamo di Alena Seredova. Lei arriva in Italia direttamente da Praga, facendo leva sul fascino della sua bellezza tutta straniera, e inizia la carriera come showgirl. Sin dagli inizi del 2000, diciamo, ha esordito nel piccolo schermo in trasmissioni come Torno Sabato, dove appariva statuaria e misteriosa accanto al basso e provinciale Panariello, o nel quiz show itinerante Bubu 7 con Marco Balestri. Te li ricordi questo? Questo no. La svolta professionale però arriva nel 2005, quando, oltre a lavorare nella pellicola comica Christmas in Love di Neri Parenti, conosce Gigi Buffon e diventa ufficialmente la sua fidanzata. Di Fugaleotto. E così, aspetta, sottofondo musicale, che me lo dimentico. Ecco, sui momenti clou, no? Vai. E così c'è rotta di collisione tra la mera presenza televisiva da soubrette e la conoscenza, per osmosi ovviamente, del mondo sportivo. Per questo forse la RAI, e sottolineo forse, la RAI la sceglie per fare da opinionista alla sua domenica sportiva accanto a Marco Mazzocchi, sempre nel 2005. Poi nel 2007 e nel 2009 diventa madre di due figli avuti appunto con Buffon, e ancora nel 2009 è nel cast di una commedia per il grande pubblico, Un'estate ai Caraibi. Da lì in poi sarà sempre meno presente sul piccolo schermo. Arriviamo però al 2014, anno in cui avviene la separazione da Gigi Buffon, finendo su tutti i giornali. Però la Seredova, devo dire che, seppure nell'occhio del ciclone al tempo, decide di restare in silenzio e cerca di preservare ovviamente la sua immagine pubblica, mantenendo la massima riservatezza sulla vicenda del divorzio dal campione. Una scelta che poi si è rivelata effettivamente positiva. Non un commento, non una sbavatura nei riguardi di lui né della nuova fiamma, appunto sto parlando di Ilaria D'Amico, penso che un po' tutti sappiano la storia, come sia andata. Un garbo, diciamo, istituzionale, che ha portato Simona Ventura nel 2014 a sceglierla come giurata di Miss Italia, che andava in onda sulla 7, e le ha affidato appunto questo ruolo. E diciamo forse perché l'ha capita, visto che anche Simona Ventura aveva finito un matrimonio con chi stava? Uno sportivo. Maldini. No, Maldini. Simone Bettarini. Simone Bettarini, che era la Golombari. Vabbè, insomma, ci avrà avuto un'altra. Ma Colombari, che fine ha fatto? Oggi però, invece, lontana dal piccolo schermo, sembra che ha ritrovato la sua serenità accanto ad un imprenditore, ovviamente, perché, cioè, nel senso, questa chi amo, Alena, sempre. Sì, sì. Ah, ma ha cambiato. Ah, no, certo. Lei Alessandro, si è lasciata con Buffon, ok? Alessandro Nas, buongiorno Simona. Buongiorno, è troppo incassi, capito? Mi perdo. Vabbè, no, io sono, lei, dai. Sono no, abituata a una vita troppo normale. Dai, lei rispetto alle altre ha fatto la brava. Diciamo che è stata... Con Buffon e poi con questo. Esatto. Okay. Ma semplicemente perché Buffon si sa che ha fatto... Un po' di tresca con la D'Amico. La D'Amico, e quindi ha rotto il matrimonio. Ok. Che è... Chi è questo imprenditore adesso che sta con... Alessandro Nasi. Ah. Hai capito? Va bene. Noi non abbiamo capito niente. No. Mi servirà un'altra vita per capire tante cose, però. Esattamente. Bene, allora mi piace questa storia della Seredova, che alla fine, insomma...
Nakanaka ne ha cambiato uno, ma cioè, è andata bene lo stesso. Ma sì, ragazzi, ma morto un papa se ne fa un altro. È meglio che muoiano sti papi, perché poi, voglio dire... facciamoli morire. Non esce un'altra fumata bianca, voglio dire. Ma così poi li cambiamo ogni tanto, altrimenti veramente... che cavolo. Andiamo... le mutande, ragazzi. Vanno cambiate. Allora, andiamo su un pezzo e poi torniamo qui sempre a parlarvi di meteore. Andiamo con La notte dei desideri, Giovanotti. È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È una notte come tutte le altre notti. È una notte che profuma di avventura. Ho due chiavi per la stessa porta, per aprire il coraggio e la paura. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri. 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 Vedo Cristoforo Colombo il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine. Tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano, diventano di sabbia. Al passaggio di un momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 Nella notte dei desideri. La notte dei desideri. Quando è la notte dei desideri? È l'11 agosto, se non sbaglio, no? Sì, che bella. Quella è San Lorenzo. Proprio una settimana dedicata ai desideri, perché c'è sempre la possibilità di intravedere una stella cadente in quei giorni. Che poi, tra l'altro, non mi si è mai avverato qualche desiderio. Io invece voglio dire, a proposito di dimmi, questo. Dimmi, dai. Che forse la mia prima stella cadente, la prima stella cadente della mia vita l'avrò vista proprio forse l'anno scorso. Ma chi ti crede? Allora, ma io non ci vedo bene, questo lo sai. Cioè, Gli occhiali? Ma che te devo dire? Sarà che troppo veloce, capito? Sarà forse che non ci ho mai fatto caso. Oppure tutte le volte che mi sono messa lì a guardare che ne cadesse una, mi trovavo già addormentata, probabilmente, capito? Beh, può essere. Ecco, può essere. Questo secondo me... Sì, però questa è sfiga. Ragazzi, infatti... Io non voglio dire l'età, però con tutte queste... stagioni che hai mi sembra un po' troppo forse poco, solo una un po' troppo poco, sì. L'anno scorso ne ho vista una senza manco applicarmi più di tanto, proprio ha fatto boom,
come le meteore davanti ai miei occhi. Come le meteore di questa sera. Come le meteore di questa sera. Vi ricordate?